Anche l'inedito di oggi ruota attorno al Petruzzelli come edificio, come luogo in cui si rappresentano spettacoli e in particolare attorno ai titoli operistici che si sono avvicendati nei suoi cartelloni. Ci occuperemo cioè di quello che nei paesi anglofoni si è soliti definire col termine canon, il canone, ossia il complesso delle opere letterarie, artistiche, musicali, considerate di riferimento, imprescindibili, i cosiddetti classici che è necessario conoscere e venerare, un modello insomma a cui riferirsi. Negli ultimi decenni si è molto discusso, a livello di teoria letteraria e più di recente anche in musicologia, se il canone abbia una base reale, valga in assoluto e per tutti, o non sia piuttosto una costruzione culturale che muta nel tempo sulla base del gusto e della mentalità. Ora, se guardiamo al mondo dell'opera lirica dal nostro punto di vista di italiani, ossia di popolo che l'opera l'ha inventato 4 secoli fa abbondanti, è facile rendersi conto di come in esso siano presenti e agiscano entrambi gli aspetti del canone, il valore universale, eterno, e quello relativo, storicamente circoscritto. Il canone ovviamente influenza la formazione del repertorio proposto dai teatri d'opera, così come dalle orchestre o dalle società di concerti. Esercita un suo peso nelle scelte dei direttori artistici, quando esistano. È una figura negli ultimi tempi messa spesso in discussione, quando non eliminata del tutto, ma ne riparleremo. Potremmo addirittura azzardare che canone e repertorio vanno di pari passo e per certi versi sono la stessa cosa. Facciamo degli esempi. A nessuno verrebbe in mente di mettere in discussione la grandezza di Verdi. Verdi è una figura imprescindibile del repertorio e del canone operistico, ovviamente non solo in Italia. Ma pensate a quante opere sue, che fino a una 60ina di anni fa si facevano poco o niente, sono divenute abituali o almeno frequenti e apprezzate da pubblico e critica, titoli maturi come Macbeth, Don Carlo, Simon Boccanegra, o anche titoli giovanili come Due Foscari e Attila. E lo stesso discorso vale per Donizetti e Bellini, per non parlare di Rossini. Mentre Puccini, a lungo liquidato come un compositore per sartine, da mezzo secolo in qua ha visto impennarsi non certo il successo presso il pubblico mondiale, che è sempre stato enorme, mentre invece le sue quotazioni presso gli studiosi. Viceversa, Mascagni e gli altri veristi sono praticamente scomparsi dalla programmazione, fatta eccezione per pochi lavori popolarissimi come Cavalleria e Pagliacci, Andrea Chenier e Adriana Lecouvreur. Se invece preferite un esempio non nazionale, prendete il caso di Mozart. Fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale, il teatro del Salisburghese appariva molto di rado da noi, fatta forse eccezione per il Don Giovanni, che peraltro non poteva definirsi popolare neanch'esso, e quelle rare volte era spesso portato in tournée da teatri esteri o eseguito da interpreti non italiani, anche se il libretto è in italiano. Pareva a molti nostri connazionali che quella musica, quella drammaturgia, quello stile, fossero lontani dalla loro, o cioè dalla nostra sensibilità, si trattasse di direttori, di cantanti o di semplici spettatori. Poi il vento è mutato e gradualmente, ma inarrestabilmente, le opere della maturità mozartiana si sono insediate nei cartelloni dei teatri italiani e nel cuore del pubblico, sino a divenire una presenza fissa. Il caso di Bari è in sé molto significativo. Nel gennaio 1964 Don Giovanni giunge al Petruzzelli per iniziativa dell'impresario Carlo Vitale, presente nel nostro capoluogo pugliese dagli anni 40 fino alla fine degli anni 70. Due sole recite, ma con protagonista un veterano quale Italo Taio, tra i non molti interpreti mozartiani di spicco, attivi nell'Italia degli anni 40 e 50, anche se la sua parte di lezione nell'opera mozartiana era sempre stata quella di Leporello. Come testimoniato da una registrazione RAI dell'opera completa, diretta nel 1953 dal tedesco, ma soprattutto attivo negli Stati Uniti, Max Rudolph, nell'area di Leporello, ma da me nel catalogo è questo, le inflessioni diverse e scogitate per la ripetizione di parole, si faccia caso per esempio ai vari 1003, e l'incisività della condotta ritmica, danno la misura
di una personalità assolutamente non comune di attore-cantante. Madamina, il catalogo è questo, delle belle che amo il padron mio, un catalogo lì è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Allemagna 231, sento in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, mai in Spagna son già 1.300, 1.300, 1.300. Ma fra queste contadine, cameriere e cittadine, fra contesse e baronesse, marchesine, principesse, che van donne, donne grado, donne forma, donne età, donne forma, donne età. In Italia 640, in Allemagna 231, sento in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, mai Spagna son già 1.300, 1.300, 1.300. Contra queste contadine, camariere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesine, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma e d'ogni età, e d'ogni forma e d'ogni età. Quel che fa.
Le nozze di Figaro appaiono al Petruzzelli 6 anni dopo, nel 1970, anche stavolta per 2 rappresentazioni, e vi tornano nel 1982 per 3 rappresentazioni, come era già accaduto al Don Giovanni del 1979. Il pubblico in quel periodo era in crescita in tutta Italia e anelava a cose nuove, a titoli meno battuti, guidato nei gusti nuovi anche e soprattutto dall'industria discografica. Quanto a Così fan tutte, titolo al tempo meno frequentato rispetto agli altri 2 capolavori usciti dalla collaborazione tra Lorenzo da Ponte e Mozart, Bari lo incontra già nel 1964, qualche mese dopo il Don Giovanni, ma al Teatro Piccini, dove si svolgeva la stagione lirica autunnale, sempre con Vitale impresario. Questa lenta ma persistente penetrazione mozartiana tra le maglie della programmazione barese non si è mai interrotta, anzi, dopo l'incendio del Petruzzelli, quando le stagioni sono state costrette a rifugiarsi al Piccini o all'aperto, a parte il ritorno dei titoli elencati, incontriamo nel 2002 Idomeneo, capolavoro accolto in Italia con molta cautela solo a partire dal secondo dopoguerra e con più frequenza solo da 30 anni in qua. Nel 2006 Il ratto dal serraglio, primo singspiel tedesco, e nel 2008 La clemenza di Tito, ultima opera seria italiana. Infine nel 2014 Il flauto magico. Dal primo atto di Idomeneo ascoltiamo e vediamo la parte iniziale dell'aria che funge da biglietto da visita per il personaggio di Elettra. Tutte nel cor vi sento. La principessa greca, ospite nell'isola di Creta, è innamorata e promessa sposa del principe cretese Idamante, che però le preferisce un'altra principessa, la prigioniera troiana Ilia. E quindi gelosissima, Elettra, oltre che d'indole furente, è disperata. Cosa di cui la musica di Mozart ci rende immediatamente edotti. Ritmo incalzante, modo minore, dissonanze scoperte, sbalzi di registro nella voce sopranile. La videoregistrazione è stata effettuata il 9 ottobre del 2002 al Teatro Piccini. La qualità amatoriale della ripresa è compensata dall'interesse di offrire a chi ci segue testimonianze concrete di quanto si andava facendo a Bari in condizioni difficili e precarie, ma con impegno e con entusiasmo. Elettra è alla Simonishvili, direttore e concertatore è Arnold Bosman, alla guida dell'orchestra della provincia di Bari. Sudafricano, giunto in Italia per affinare i propri studi musicali e qui stabilitosi, Bosman si era affermato molto giovane come pianista, sia nel repertorio da camera sia come accompagnatore di cantanti. Ma nell'ultimo decennio della sua breve esistenza, è morto nel febbraio 2005, non ancora cinquantenne, ebbe notevoli riscontri anche come direttore d'orchestra, soprattutto come interprete della musica del Settecento e del Primo Ottocento.
A Bari, nei primi anni 2000, svolse durante la sovrintendenza di Angela Filipponio la funzione di direttore musicale e consulente artistico del Petruzzelli, allora privo della sua sede naturale e esiliato al Teatro Piccinni. La specializzazione settecentesca indusse Bosman a concentrarsi su due classici, come Gluck e del 2004, quando direttore artistico era Guido Pagliaro, la prima locale di Orfeo ed Euridice, e Mozart, autore quest'ultimo, la cui presenza nelle stagioni baresi è sempre, intendo dire dai tempi della gestione Pinto negli anni 80 del Novecento, stata integrata e messa a confronto con l'opera italiana del Settecento, in particolare con la cosiddetta, dal luogo in cui avveniva la formazione musicale, scuola napoletana, i cui esponenti in molti casi erano nati in Puglia. Tra questi, come ovvio, spicca il barese puro sangue Niccolò Piccinni. Studi napoletani, carriera italiana più che soddisfacente nel genere serio, come in quello buffo e negli intermezzi. Nel 1776 si stabilisce a Parigi su invito di Maria Antonietta e vi rimane fino alla morte, cogliendo svariati successi. Era stato chiamato in Francia per opporsi al succitato Gluck. Ne nacque fra l'altro la celebre querelle fra gluckiste e picciniste, portata avanti a forza di intrighi, zuffe e pamphlet polemici. Invece nelle sue opere se ne fece un seguace devoto. Dopo l'Ifigenia en Tauride del 1781, nel 1986 proposta al Petruzzelli con la regia di Luca Ronconi, e ne abbiamo parlato nel corso dello scorso inedito, e nell'88 portata in tournée al Teatro du Châtelet in occasione del primo Festival di Parigi, nel 2001 è la volta di Didon. Anche in questo caso Piccinni guarda Gluck sul piano delle forme, attenuazione dei confini tra recitativi, tutti accompagnati dall'orchestra, e pezzi chiusi. La linea del canto plasmata sull'andamento del testo, riduzione delle agilità al minimo, maggiore austerità nella scrittura e nel tono vocale, massiccia presenza di cori, più che su quello drammaturgico. Data anche la natura del soggetto, che Enea debba abbandonare Didone e Cartagine è chiaro sin dall'inizio, mancano contrasti effettivi e uno sviluppo progressivo e inarrestabile verso lo scioglimento della vicenda, che invece è statica, e salvo rare e brevi eccezioni, improntata all'elegia o all'ansia. In questa chiave occorre però riconoscere che la qualità dell'invenzione è spesso molto alta. Dal terzo atto di Didon trascegliamo prima l'aria della protagonista, in un sostenuto in tre quarti mi bemolle maggiore con corni obbligati. Apprends pitié de ma faiblesse, abbi pietà della mia debolezza. Rivolto a Enea, di dimensioni piuttosto ridotte, segue lo schema dell'aria bipartita, in cui la seconda parte è una ripresa variata della prima e confluisce direttamente, attraverso una cadenza d'inganno, nel recitativo seguente, durante il quale Didone dichiara di accettare la partenza di Enea, ma gli chiede di non abbandonarla subito. Poi passiamo alla conclusione dell'atto e dell'opera. Un breve recitativo tra Didone e la sorella Elisa sfocia in una marcia punteggiata da richiami dei fiati che introduce i sacerdoti di Plutone. Didone, in un nuovo intenso recitativo che ha quasi il carattere di un arioso, chiede perdono a Enea prima di salire al rogo e il coro misto con Elisa e Fenice e l'orchestra al completo la compiange in un lento, solenne, in due quarti, in mi bemolle maggiore. La registrazione barese dal vivo ha per protagonista il soprano sudafricano Sibongile Mngoma ed è diretta da Bosman. Si ascoltano anche le voci del tenore Daniel Galvez Vallejo, Enea, di soprani Teresa Di Bari, Elisa, e Angelica Girardi, Fenice. Thank you.
disperi fino alla morte. Ma Bosman, nelle sue scelte, guardava anche al Novecento, allora appena concluso, in particolare a quello che si è soliti definire neoclassico, ossia volto a ripensare e riformulare gli stili del passato, il Settecento soprattutto, in chiave non nostalgica, ma di distacco ironico, di gioco manipolatorio. In questo senso, credo, vada letta la decisione di programmare nel 2004 la rarissima, in Italia era stata data una volta soltanto, prima versione di Arianna Nasso di Richard Strauss, risalente al 1912, mentre quella normalmente eseguita è di 3 anni successiva. Invece del prologo cantato da capo a fondo, nella versione originaria di Arianna, la prima parte è occupata da un adattamento del Borghese Gentiluomo di Molière, adattamento realizzato da Hugo von Hofmannsthal, librettista dell'opera e di quasi tutti i capolavori teatrali di Strauss, e costellato da episodi musicali sia cantati sia strumentali. La seconda parte, quella riservata all'opera vera e propria, che nella finzione teatrale viene allestita per la festa di Monsieur Jourdain, il protagonista del Borghese Gentiluomo, e che mescola le vicende di Arianna, di Bacco e di altre figure mitologiche con quelle delle maschere della commedia dell'arte guidate da Zerbinetta, è quasi uguale all'Arianna che conosciamo. La variante più clamorosa è costituita dall'aria della citata Zerbinetta, soprano leggero. Aria che, se resta molto impegnativa nel rifacimento del 1915, nel 1912 è addirittura sgomentante per difficoltà, toccando il fa diesis sovracuto, per intenderci mezzo tono sopra la Regina della Notte del flauto magico di Mozart, e annoverando varie pagine di vocalizzi spericolatissimi, in seguito ridotte o eliminate. A Bari, con Bosman al podio, e per la regia arguta e ricca di inventiva di Giuseppe Sollazzo, cantava una spigliatissima Patrizia Ciglia. Anche in questo caso la qualità del video è quella che è, ma riesce almeno a darci un'idea concreta dello spettacolo. Thank you.
Il Novecento è considerato un secolo ricco di opere che il pubblico è tenuto a conoscere perché ormai considerate classici riconosciuti, dai quali oltretutto il pubblico può trarre piacere esattamente come dai titoli più popolari dell'Ottocento. E questo è un punto di vista sostenuto con forza da quanti hanno guidato le sorti del Petruzzelli nell'ultimo quindicennio abbondante. Oltre a chi vi parla e al citato Bosman, Gian Domenico Vaccari, sovrintendente dal 2005 al 2011, e il commissario ministeriale Carlo Fuortes. Si susseguono pertanto per la prima volta a Bari, Ascesa e caduta della città di Magonni di Bertolt Brecht e Kurt Weill nella stagione 2004-2005. Nella stagione 2005-2006 l'atto unico L'Enfant et le Sortilège di Maurice Ravel, accoppiato al diluvio, breve rappresentazione che alterna canto, recitazione e danza scritta dall'anziano Igor Stravinsky per il canale televisivo statunitense CBS. Assassino nella cattedrale di Debrando Pizzetti e La Why You Men di Francis Poulenc nella stagione 2006-2007. L'opera di Pizzetti fu eseguita in forma di concerto nella Basilica di San Nicola. Quella di Poulenc, invece, è stata anche riproposta nella stagione 2019. The Turn of the Screw e Il sogno di una notte di mezz'estate, entrambe di Benjamin Britten, nella stagione 2007-2008 e 2008-2009, e di Richard Strauss Salome nel 2010-11 e Elettra nella stagione 2014. E poi ancora Porgy and Bess di George Gershwin nel 2017, il Gallo d'Oro di Rimsky-Korsakov nel 2021, senza dimenticare il barista d'adozione Nino Rota, ha diretto per anni il Conservatorio della città, il suo Cappello di paglia del 1955 è comparso a Petruzzelli nel 1965, per poi tornare a Bari più volte. Ascoltiamo il finale del quarto atto, l'ultimo atto dell'opera di Nino Rota, dall'edizione del 2007 al Piccini, con la regia di Alessandro Pace, diretta da Giovanni Di Stefano. L'opera è tutta una celebrazione degli archetipi dell'opera italiana dell'Ottocento, celebrazione che in questo punto specifico assume l'aspetto di una duplice parodia, parodia generale e parodia specifica. La generale riguarda la forma operistica del concertato, ossia il pezzo che riunisce al proscenio personaggi e coro impegnati i primi a guidare il discorso canoro, i secondi a integrarlo, ognuno ripetendo all'infinito le stesse parole con effetto vagamente ridicolo o quantomeno antirealistico. In questo caso il testo è finita l'avventura, andiamo a riposare, su un ritmo di valzer languido, come si addice a una vicenda ambientata a Parigi. La seconda parodia, quella specifica, si riferisce all'uscita di scena di Mimì e Rodolfo al chiaro di luna alla fine del primo quadro della Bohème di Puccini. Qui sono i due sposi, Elena e Fadinard, a allontanarsi emettendo note acute in pianissimo. A colpire, però, è la facilità, la naturalezza con cui Rota rifà questi archetipi. Noi capiamo che si tratta di parodie perché conosciamo i modelli originari, ma tutto sommato la musica di Rota suona sincera o almeno affettuosa, come se in gioco fossero non dei luoghi comuni dell'opera ottocentesca, ma dei sentimenti autentici, l'amore tra gli sposi, appena spruzzati di innocente e gentile ironia, gli invitati sempliciotti di campagna, un po' ottusi e molto petulanti. E che un compositore, dopo la Seconda Guerra Mondiale, riesca a mantenere un animo così in pace col mondo, e sereno e lieto, finisce col procurarci una vertigine, un senso di imbarazzo, e lentamente si insinua in noi il pensiero che forse quel mondo non è poi così innocente e sereno, e che la parodia è condotta a un livello tale di maestria da risultare sì in apparenza candida e inoffensiva, ma essendo invece disumana, inquietante, sinistra. Yeah.
Nel 2011 è addirittura la volta di una prima assoluta, espressamente commissionata dal Petruzzelli a un compositore italiano vivente tra i più noti, Fabio Vacchi, con Lo stesso mare. Ma tra i capolavori imprescindibili del XX secolo, approdati a Bari dopo il 2000, e non pochi mancano ancora l'appello, basterà ricordare Pelléas et Mélisande di Debussy, Il cavaliere della rosa di Strauss, Il castello di Barbablù di Bartok, Wozzeck e Lulu di Berg e le opere di Janacek, di Prokofiev, di Shostakovich. Voglio ricordare quello forse più commovente e intenso, almeno per me, Le Dialogues des Carmélites, i dialoghi delle Carmelitane di Poulenc, apparsi nel 1957, prima alla Scala di Milano, subito dopo all'Opera di Parigi, e giunti al Petruzzelli nel 2015. Ecco il caso di un'opera che, nonostante il successo arriso già dalle sue prime apparizioni in tutto il mondo, era pressoché uscita dal giro e che solo a partire dagli anni 90 vi è rientrata, e va detto, con molta frequenza. Si tratta, insomma, di un'aggiunta al canone dei classici. Poulenc era un compositore noto, ma né troppo stimato né particolarmente studiato, e al tempo stesso di un incremento del repertorio corrente, cosa che in Italia sta cominciando a accadere anche con le opere di Janacek, molto rare e poco apprezzate da noi, fino a un trentennio fa. Ascoltiamo dalle Carmelitane l'aria vera e propria di un lirismo estremo, non in memory di Massenet, che Poulenc scrive per la nuova priora, Madame Lidoine, la quale nel terzo atto dell'opera cerca di consolare e trasmettere coraggio alle consorelle che, come lei, sono in prigione in attesa di essere giustiziate. Si tratta di un episodio storico. 16 carmelitane scalze furono ghigliottinate il 17 luglio 1794, 10 giorni prima della caduta di Robespierre e della fine del terrore. L'esecuzione della grandissima Régine Crespin, soprano francese morta nel 2007, che fu la prima interprete della parte all'Opéra, e dirige Pierre Dervaux, anche lui presente sul podio alla creazione parigina. Nous en sommes venus.
Queste testimonianze di un Novecento non radicale o di rottura, presenti nelle stagioni baresi recenti, non hanno impedito di prendere atto anche del progressivo ampliarsi dell'offerta, se così possiamo dire, in rapporto all'Ottocento italiano. Come ho detto all'inizio, oggi Verdi, Donizetti, Bellini compaiono nei cartelloni dei teatri d'opera italiana e esteri con molti più titoli di quelli abituali mezzo secolo fa. Ma il caso più eclatante di immissione nel canone e ampliamento del repertorio è senza dubbio quello di Rossini, di cui fino a 40 anni fa si eseguivano solo tre opere buffe, Il barbiere di Siviglia, Cenerentola e L'italiano in Algeri, e molto di rado due opere serie scritte per Parigi, Mosè e Guglielmo Tell. Questo stato di cose è cominciato a mutare per davvero. In precedenza, tra gli anni 50 e 70 del Novecento, si erano avute sporadiche, isolate riesumazioni, quasi sempre accolte con scarso entusiasmo. La situazione è mutata, dicevo, con la nascita a Pesaro, città natale del compositore, nel 1980 del Rossini Opera Festival, il cui immediato, immenso successo ha favorito la diffusione planetaria e una nuova considerazione negli studi musicologici delle opere serie e semiserie italiane di Rossini. Il Petruzzelli ha accolto, proprio in allestimenti provenienti da Pesaro, la serie Tancredi nel 2018, la semiseria Gazzaladra per l'inaugurazione della stagione 2017. Ascoltiamo dall'atto primo il terzetto Ninetta Fernando Podestà, dalla frase del Podestà Siamo soli, amor seconda. La seconda parte del terzetto, dopo il tempo d'attacco, così la terminologia ottocentesca indicava l'inizio di un pezzo a due o più voci, e dopo la prima sezione statica, riflessiva, detta cantabile o nume benefico. In apparenza e in sostanza è un tempo di mezzo che dovrebbe condurre alla seconda sezione statica del pezzo, detta stretta o cabaletta. E in effetti ce lo conduce, non prima però di coagularsi in due ulteriori momenti statici lenti, concentrati sui palpiti interiori dei personaggi. Non a caso si tratta di a parte, quando cioè il testo del libretto è messo tra parentesi, il che significa che ognuno canta tra sé e sé, nella finzione teatrale, non udito dagli altri. Per comodità di chi guarda, segnaliamo che questi altri due momenti di sosta temporanea cominciano con i versi ma frenarsi qui conviene e infelice tu mi guardi. La presenza di queste due sospensioni, laddove non ce le aspetteremmo, suscita in noi posteri molto interesse. Le forme tipiche dell'opera italiana ottocentesca al tempo della Gazzaladra, che è del 1817, erano ancora in formazione, e tra chi andava escogitandole e applicandole, tra i primi se non addirittura per primo, spiccava proprio Rossini, il quale dunque, mentre contribuiva all'affermarsi di queste forme, contemporaneamente le adoperava non come delle gabbie fisse, ma come schemi che potevano e dovevano essere modificati in base alle esigenze drammaturgiche, al modo, cioè, in cui la musica investe e plasma l'azione teatrale e il testo. Oh.
Thank you.
Addirittura un complemento, una variazione sul Rossini francese si è avuta nel 2013 quando, proveniente da Parigi, il Petruzzelli ha ospitato un allestimento curato da Emma Dante della Muta dei Portici di Daniel Auber, un'opera del 1828, l'anno prima de Guglielmo Tell di Rossini. È un'opera in cinque atti sul libretto di Eugène Scribe e Germain Delavigny ed è generalmente considerata l'atto di nascita del grand opéra, genere tipicamente francese, parigino anzi, che ricorreva a soggetti storici per farne occasione di rappresentazioni spettacolari con grande profusione di cori, danze, marce e quant'altro appagasse l'occhio oltre che l'orecchio. Artefice principale del grand opéra, prima ancora dei vari compositori che si specializzarono nel genere, sarebbe infatti stato il librettista e drammaturgo Scribe, uno specialista di colpi di scena. La Muta di Portici racconta, romanzandola, la rivolta napoletana del Seicento capeggiata da Masaniello. E nel 1830 a Bruxelles, la rivolta rappresentata nell'opera suggerì al pubblico in teatro di dare il via a una vera rivolta che portò all'indipendenza del Belgio. La Muta di Portici, dicevo, è contraddistinta dalla particolarità che una delle due protagoniste femminili, Fenella, sorella di Masaniello, è per l'appunto muta, quindi si esprime a gesti ed è interpretata da una ballerina. Masaniello, invece, è un tenore. Il primo interprete, Adolphe Nourry, fu anche il primo interprete di Arnoldo nel Guglielmo Tell e Raoul negli Ugonotti, il grand opéra di Meyerbeer di cui abbiamo parlato nello scorso inedito, perché è stata l'opera che ha inaugurato il Petruzzelli nel 1903. Nel quarto atto della Muta di Portici, dopo una scena tra il coro e Masaniello, che salva nobili e pubblici funzionari dalla vendetta popolare, il capopopolo resta solo in scena, destinatario di un ampio pezzo che si estende su tre scene e comprende due arie, una più declamata che una preghiera a Dio e una più lirica che sale con dolcezza agli acuti più estremi e che è una ninna nanna per Fenella. Le arie sono a loro volta seguite da un nuovo dialogo tra il coro, stavolta di pescatori assetati di vendetta, e Masaniello, episodio che assolve in un certo senso la funzione della cavaletta nell'aria d'opera italiana. Per ragioni di tempo noi ascoltiamo solo la Ninna Nanna, pagina un tempo celebre in quanto eseguita da molti tenori storici. Qui è cantata da Michael Spires, che ricoprì la parte di Masaniello a Bari, e lo spettacolo è proprio quello di Emma Dante ed è stato registrato a Parigi.
Se, per concludere, mi è consentito accennare agli indirizzi artistici delle stagioni da me programmate, vorrei segnalare negli ultimissimi anni la presenza costante dell'opera russa ottocentesca, con Tchaikovsky e Rimsky-Korsakov, autori che non solo in patria, ma anche in area anglo-germanico-nordica, sono da tempo parte integrante sia del canone, sia del repertorio, ma che in Italia, specialmente Rimsky-Korsakov, non si incontrano con la dovuta frequenza. E questo è un filone che mi piacerebbe continuare a esplorare, allargandolo magari alle altre nazioni slave. Ma parlando di prospettive future, siamo ormai entrati nel campo della programmazione, del come e perché si attinge al canone o si cerca di ampliarlo, scegliendo certi titoli invece di altri, e del come e perché si inseguono certi interpreti ritenendoli più adatti di altri a realizzare un determinato progetto artistico, o ancora del perché si decide di rimettere in scena opere desuete, neglette, scomparse da tempo dai palcoscenici. È il mestiere bellissimo e complicatissimo del direttore artistico, argomento attorno a cui ruoterà il prossimo inedito.